Oggi in consiglio comunale ha fatto delle importanti comunicazioni, proprio sul mese di novembre, si inizia il 5, Firenze sarà al centro del mondo. Beh sì, direi proprio così, senza particolare enfasi, però ci aspetta un mese straordinario di appuntamenti internazionali storici che mi auguro tutti i fiorentini possano vivere anche in prima persona. Cominceremo da questo importante summit dei sindaci che verranno da tutto il mondo per un impegno condiviso sulla pace e sulla cultura. Saranno più di 70 sindaci di 60 paesi diversi che si ritroveranno a Palazzo Vecchio, come 60 anni fa il grande sindaco La Pira organizzò. Poi avremo la tanto attesa visita del Papa, Papa Francesco, il 10 novembre in occasione del convegno ecclesiale, un momento storico che non dobbiamo solo affrontare dal punto di vista dei problemi organizzativi, ma che come credenti e non credenti dobbiamo vivere come grande appuntamento culturale, sociale, nel quale Firenze sicuramente avrà qualcosa da dire. Proseguiremo, ed è la novità di oggi, con il ricordo di Firenze Capitale. 150 anni fa, il 18 di novembre del 1865, si insediò la Camera dei Deputati del Regno d'Italia proprio nel Salone dei 500, ancora una volta, quando Firenze divenne capitale. Ebbene, il Presidente della Repubblica, Mattarella, mi ha fatto sapere che parteciperà a questa solenne occasione di commemorazione di Firenze Capitale esattamente il 18 di novembre, a 150 anni di distanza, e sarà anche quello un grande momento, spero, di partecipazione di tutta la cittadinanza.